Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, DJI ha intenzione probabilmente di finire il 2018 con i fuochi d'artificio. Dopo aver iniziato l'anno con il Mavic Air, cioè all'inizio dell'anno aver lanciato il DJI Mavic Air, poi aver lanciato poco tempo fa il Mavic Pro 2, il Mavic 2 Zoom, il 28 di novembre a New York ci sarà un nuovo evento, quindi una nuova presentazione. Non si sa, come al solito, o meglio, come nella maggior parte dei casi, non si sa di preciso cosa DJI porterà di nuovo. Si vocifera un po' di tutto, ovviamente. L'invito, o meglio, l'immagine che c'è sull'invito ha molti indizi che però ovviamente non svelano lo stesso di che cosa sarà di preciso il prodotto. Meglio, gli indizi di sicuro fanno pensare alcuni dettagli del prodotto, ma non in realtà quale sarà questo prodotto. Adesso guardiamo da vicino l'invito, giusto per analizzarlo insieme e capire se magari, poi magari mi piacerebbe che anche voi nei commenti lo provate a commentare questo, diciamo, questo invito e cosa ne pensate voi. Adesso comunque lo guardiamo insieme. Quindi l'invito, ragazzi, è questo. Lo vedete, diciamo, si vede una piscina con una festa, quindi sicuramente un prodotto, tra virgolette, si suppone molto divertente, quindi non penso sia un prodotto per lavoro. Poi si vede la piscina, potrebbe lasciar pensare che sia un prodotto resistente all'acqua, quindi waterproof. Poi si potrebbe pensare che essendoci una festa, perché si capisce che c'è una festa, vedete che si vedono anche le casse musicali, vi dicendo, quindi c'è una festa intorno a una piscina, questo può lasciare pensare che sia un prodotto per fotografare più persone o riprendere più persone, ovviamente. E un altro dettaglio che ha questo, diciamo, disegno è la forma della piscina, che è la stessa della fotocamera assembled del Mavic 2 Pro. Poi un altro dettaglio, se guardate bene, c'è un binocolo che quindi probabilmente indica uno zoom, penso, comunque probabilmente sarà così. Poi si vedono dei diffusori, come abbiamo già visto, cioè delle casse musicali, una chitarra. Questo lascia pensare che ci sia qualcosa riguardante il suono, quindi che registri il suono o possa emanare il suono. E si vede sempre all'interno di questo disegno una valigia, quindi questo può essere un altro indizio, cioè che sia un prodotto adatto per i viaggi. Quindi ragazzi, le ipotesi adesso, ovviamente pioveranno in rete milioni di ipotesi, milioni magari no, comunque centinaia di ipotesi, centinaia magari no, decine di ipotesi. Quindi ragazzi, se volete ditemi la vostra. Secondo me la possibilità è che sia o un nuovo Phantom, cioè il Phantom 5, che sarebbe anche ora che uscisse, nel senso che comunque il Phantom mai dalla sua creazione ha sicuramente bisogno di una rinfrescata, nel senso che ha bisogno di essere rinnovato. O l'indizio anche potrebbe dare che, perché poi se stiamo a guardare, il Phantom comunque non rispecchia tutte queste cose, nel senso che ok, sì, potrebbe avere la fotocamera che ricorda quella del Mavic 2 Pro, però nei viaggi o meno sicuramente non è un prodotto da viaggio, non è un prodotto da festa, cioè per dire che si può usare a casa in compagnia se si fa una festa o si usa in un parco, comunque non è un prodotto per, tra virgolette, una festicciola di famiglia. Quindi ragazzi, potrebbe anche essere un nuovo Spark, cioè o addirittura un prodotto che non sia un nuovo Spark, ma un prodotto che sia magari al di sotto dello Spark, diciamo magari tra il Tello e lo Spark, cioè un prodotto comunque ad uso familiare, di facile portabilità, però con una buona fotocamera. Anche questa potrebbe essere, diciamo, un'ipotesi, perché comunque certi indizi danno che pensare. Però è anche vero che uno dice, però vabbè, tanta portabilità con una fotocamera in stile Mavic 2 Pro, la vedo dura vista le dimensioni comunque della fotocamera del Mavic 2 Pro. Quindi ragazzi, le ipotesi qua sono tantissime. O magari non è un drone, quindi stiamo a pensare, noi siamo qua a pensare a un drone o a un'evoluzione di un drone esistente, invece magari poi è una, che ne so, un action cam, che potrebbe anche essere, perché comunque se guardiamo comunque non c'è niente che indichi il volo all'interno di questo
disegno, quindi, o meglio, che io abbia capito che possa ricollegarsi al volo. Quindi potrebbe essere anche un action cam che ha una qualità fotografica del Mavic 2 Pro a livello di obiettivo, che ovviamente può registrare anche il suono, quindi un action cam registra il suono. Un'altra cosa per i viaggi, action cam è ottima, quindi adatta allo zoom, quindi un action cam potrebbe avere lo zoom. La portabilità nel viaggio di un action cam, che la sappiamo tutti, ci sta in una tasca, però è anche vero che le action cam hanno un mercato abbastanza relativo, o meglio, GoPro ha il monopolio nelle action cam, appena sotto probabilmente c'è Sony, però poi ci sono tantissime marche cinesi, tra cui anche Xiaomi o comunque tantissime marche cinesi che vanno a fare queste action cam, quindi è un mercato secondo me abbastanza saturo e che comunque adesso è saturo sia a livello di produttori sia a livello di vendite, nel senso che comunque la gente in questo momento secondo me non si ammazza per comprare una action cam perché comunque è un mercato già molto saturo. Quindi boh. Però magari invece DJI ci prova anche quel campo lì a vedere se riesce a prendere il monopolio come ha fatto con i droni. Quindi ragazzi, non ci resta che aspettare il 28 novembre a New York questo evento e quindi speriamo che sia un drone per quanto mi riguarda, perché vabbè, di un action cam mi interesserebbe relativamente, sì, mi incuriosirebbe l'idea di un action cam da parte di DJI, però è anche vero che probabilmente io non l'acquisterei, mentre un'evoluzione di un drone, di uno Spark, di un Phantom magari no, perché anche quello è un tipo di drone che non mi interesserebbe molto per come è fatto e strutturato, a meno che questa versione sia portatile o portabile. Vabbè, portabile probabilmente. Quindi ragazzi, se fosse invece uno Spark 2, ok, benissimo. Se invece è un drone a metà tra uno Spark e un DJI Tello, ancora meglio, almeno un'altra fascia di droni ancora andiamo a riempire. Quindi ragazzi, se ditemi la vostra nei commenti, cosa ne pensate? Io vi ho detto cosa sono riuscito a beccare in rete e cosa ho pensato io riguardo questa immagine, questo invito per il 28 novembre a New York da parte di DJI. Ditemi voi nei commenti cosa ne pensate e come al solito ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate come al solito un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo ovviamente ragazzi nei prossimi video. Ciao!